Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la conduttrice Barbara D'Urso compie una clamorosa gaffe sotto l'occhio delle telecamere, la bordata le è sfuggita di bocca. In parallelo alla fastosa mostra del cinema di Venezia, in corso come di rito nelle splendide cornici di Lido, un'altra prestigiosa rassegna si sta svolgendo ad Ogliani, in Piemonte. Si tratta del Festival della TV, iniziativa volta ad esplorare il panorama del piccolo schermo in salsa tricolore. Tra gli ospiti illustri promessi in calendario, spuntano i nomi di Enrico Mentana, Linus, Nicola Porro, Gio Bastianici e persino quello della mattatrice di Mediaset Barbara D'Urso. La navigata conduttrice di Pomeriggio 5 ha rilasciato una vivace intervista al Festival della TV, raccontando le sue esperienze professionali, ed indugiando anche sul suo rapporto con il pubblico, in particolare con gli inevitabili haters. Durante il confronto Barbara D'Urso si è lasciata andare ad una considerazione piuttosto lapidaria, affondando senza mezze misure i leoni da tastiera. La blasonata conduttrice Mediaset è stata riconfermata nel palinsesto del biscione da Pier Silvio Berlusconi in persona. Tornerà quindi al timone di Pomeriggio 5 con l'avvento della stagione autunnale. Negli anni Barbara D'Urso ha raccolto parimenti consensi e stroncature da parte del pubblico, mettendosi alla prova in numerosi format. Come ogni personaggio pubblico, anche la conduttrice ha spesso a che fare con fan invadenti e haters biliosi, e ha affrontato il tema sul palco del Festival della TV di Dogliani. La conduttrice ha dichiarato: "Mamma mia! Ma queste persone ossessionate da me, ma che vita di merda hanno?" A tal punto l'host dell'evento l'ha bloccata, bacchettandola: "Non si può dire. L'hai detto, però." Ignorando l'aria palesemente infastidita del collega, Barbara D'Urso ha proseguito: "Sono ossessionati. E quindi faccio teatro e Mediaset non mi ha buttato fuori. Anzi, sono lì con orgoglio da moltissimo tempo." La gaffe non è sfuggita agli spettatori più attenti, che hanno in seguito riproposto la clip sui social. Ecco il video, ormai virale, dello scivolone in diretta della Barbarella nazionale. Lo scivolone è ormai virale sul web, ma il prestigio della conduttrice non risulterà probabilmente intaccato dalla bordata in diretta. Attendiamo il suo ritorno in pompa magna sulle reti del biscione. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.